Ciarambino. Quando noi siamo andati al governo, abbiamo avuto modo di visionare documenti e atti di cui non eravamo a conoscenza quando eravamo all'opposizione. E l'Ilva è il caso classico. Quando Luigi Di Maio è arrivato al Mise, ha scoperto che il contratto, diciamo, di affitto dell'ex Ilva a Perché non ArcelorMittal c'è era già rimasto? stato firmato a giugno 2017 e non si poteva, diciamo, chiudere quel contratto, sebbene presentava fortissime criticità e addirittura qualche profilo di illegittimità. In pratica, i governi precedenti avevano fatto un contratto a tutto vantaggio di ArcelorMittal, che non aveva neanche un piano ambientale adeguato. Si parlava di abbattimenti delle emissioni di anidride carbonica quando il problema a Taranto è quello delle polveri sottili. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto tutto il possibile, il meglio possibile, nelle peggiori condizioni possibili. Luigi Di Non è Maio ha vero. provato a migliorare quel provvedimento, quel contratto, stilando un nuovo accordo con l'ArcelorMittal dove Di cui veniva era assai migliorato orgoglioso e si lamentava che la stampa non gli dava abbastanza spazio. Qui siamo 10.500 nel assunzioni. 2018, un anno fa. 10.500 assunzioni, Benissimo. zero Poi però esuberi, avete cambiato articolo idea. 18, Poi avete e il cambiato ministro se n'è idea. andato. In che senso Nel abbiamo senso che cambiato l'avete tolto lo scudo, idea? No. cioè è un problema. Allora, io continuo a sentir parlare di scudo penale per Ilva e immagino appunto i cittadini che ascoltano che non capiscono nulla di quello che sta succedendo. Ma Sento veramente. agitare questo tema dello scudo penale soprattutto dai detrattori, da quelli che continuano a fare campagna elettorale sulla pelle della gente, in questo caso di 20.000 lavoratori tra, diciamo, Sì, Ilva e no, Indotto. La verità è che lo scudo penale è un falso problema. Giuseppe no. No, Conte, no, no, che vabbè, d'accordo, però è un tu però falso un problema. partito non può, un movimento, un partito, non può Allora, fare una cosa, poi fare il contrario e non dire ho dobbiamo. cambiato idea. Tiziana, scusa. Cioè, Allora, va benissimo che poi quelli sono cattivi, ce l'ha sono detto l'azienda che cattivissimi. dello scudo penale non gliene Ma frega niente. non Se è anche importante reintroducessimo lo questo. scudo Ma penale, pensi, Ciarambino, che ArcelorMittal questo non è licenzierebbe importante 5.000 per la persone. Di che credibilità di un cosa stiamo movimento. Non è parlando? importante questo. È Guarda. importante saper dire abbiamo cambiato idea. Lo ripeto, la nostra posizione rimane quella che lo scudo penale non va dato. Io sono stanca di vedere dei cittadini e quindi uno Stato ricattato. Noi siamo, Fusani e scusa, Arditti. il ricatto.